Buongiorno gente e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me a fare shopping per la casa al balcone perché, anche se manca ancora quasi un mese all'arrivo della primavera, per me è sempre iniziata il 1° di marzo e quindi quando si tratta di acquisti per la casa io comincio a perdere la pazienza e non vedo l'ora di farli, soprattutto perché con l'arrivo della primavera poi mi viene voglia di rinnovare tutto e di cambiare tutto quanto. E quindi anche se sono a metà febbraio ho deciso di cominciare a fare shopping per acquistare qualcosa di nuovo per rinnovare un po' l'atmosfera in casa. E poi c'è da dire che il mio balcone è ridotto un po' in uno stato pietoso perché non ho azzeccato le piantine quest'inverno, perché comunque io non è che sono esperta, ma diciamo che questo è il primo anno in cui ho sperimentato di avere delle piantine sul balcone e quindi sto ancora imparando. E quelle che ho scelto per questo inverno non sono state proprio azzeccate perché non erano adatte alla tipologia di balcone che abbiamo noi. Detto questo, prima di portarvi direttamente nei miei negozi preferiti, che sono l'IKEA, Maison du Monde, Viridea per le piante e magari faremo un salto dall'Leroy Merlin, vi voglio dire alcune cose riguardo a quello che voglio comprare per la casa. Anche perché non ho voglia di investire moltissimi soldi in questo momento e voglio cercare un po' di ispirazione per cambiare piccole cose senza spendere troppo, quindi magari se trovo vorrei comprare un completo per il letto, vorrei acquistare uno sgabello per il pianoforte perché la sedia non è proprio adatta. Chi ha studiato pianoforte sa che c'è bisogno di uno sgabello regolabile. Poi vorrei introdurre qualche colore qui dentro perché a me piacciono un sacco i toni neutri, però avrei bisogno di qualcosa che renda l'atmosfera un pochino più calda e più fresca. E poi per quanto riguarda invece il balcone, devo scegliere delle piantine, dei vasi e degli accessori per prepararlo per la primavera e l'estate. Tra l'altro, parlando di accessori, vorrei trovare qualcosa di speciale e molto carino da aggiungere in casa e soprattutto avrei bisogno anche di qualche tappeto perché in questo momento non ne ho e diciamo che ci sono un po' di cose a casa, non fateci caso alla pila che ce l'ha, quello è un altro progetto e tra l'altro voglio sbarazzarmi di quella sedia lì e in questo momento è in vendita in realtà, quindi l'ho messa su subito e spero che qualcuno la voglia perché non la vedo più nello stile che abbiamo in questo momento. Poi, per darvi un'idea di quello che è lo stato delle mie piantine, vi faccio vedere questa, che è quella messa peggio. Erano delle petunie che purtroppo non ho tolto dal vaso nel momento giusto, poi facevo troppo freddo, ho perso la voglia e quindi sono rimaste lì e mi fanno un po' tristezza. Poi, però, ci sono anche queste. Questa è la mandevilla che probabilmente morta, devo vedere se no, è andata purtroppo perché non regge tantissimo il freddo, ma questo l'ho scoperto poi dopo e probabilmente avrei anche dovuto potarla un pochino prima dell'inverno, ma solo col tempo si imparano queste cose. Poi l'edera devo dire che ha resistito benissimo all'inverno, però vorrei cambiarle il vaso, questa piantina qui che non mi ricordo mai come si chiama. Ha retto abbastanza. Questa era la Margherita che purtroppo anche lei mi sa se n'è andata. E poi qui di nuovo ci sono altre piantine come quelle che vi ho già fatto vedere, ma sono messe un po' male. I ciclamini non sono adatti per il mio balcone perché è sempre scoperto e quindi troppo umido, troppo bagnato. Mentre il gelsomino sembra stare abbastanza bene. Quindi dovrei comunque trovare qualche cosa per sostituire queste piante e provare a vedere se posso recuperarne qualcuna di loro. Poi la cosa che vorrei cambiare tantissimo in questo momento è il salone, ma ci sono alcune cose che non posso cambiare in questo momento, devo aspettare ancora un pochino. Però una cosa che posso fare è cambiare i cuscini e quindi in questo modo dargli un feeling un pochino più
fresco, un pochino più aggiornato, magari farò uno switch di mobili in giro per la casa, però devo ancora capire che cosa voglio spostare, dove lo voglio mettere. Dipende poi anche tutto da quello che troverò e da quello che acquisterò oggi. Queste sono le cose che voglio fare per rinfrescare un po' la casa, però comunque mi do la libertà di farmi ispirare da quello che troverò nei vari negozi che andremo a visitare e quindi senza perdere troppo tempo andiamo subito e penso che inizierò con l'IKEA. Siamo arrivati all'IKEA, giusto per fare il punto anche per me, per non comprare di tutto. All'IKEA sono venuta per tessuti per la casa, quindi lenzuola, rivestimenti per cuscini, tappeti e altri accessori tipo vasi e vediamo se trovo qualche cosa di carino per la casa. Poi mi servirebbe anche qualche cornice, quindi principalmente sono venuta qui per questo e poi anche per qualche barattolo per la cucina, perché quando ho fatto il makeover della cucina me ne mancava qualcuno e quindi questa è l'ottima occasione per prendere quello che mancava. Andiamo subito dentro e vediamo che cosa c'è di bello all'IKEA. Io non vedo letteralmente l'ora. Questi mi sa che li prendo perché mi piacciono un sacco, questi ce li ho già e quindi li posso poi abbinare a questo e a questo. Questi sono bellissimi, questo è per un cuscino un pochino più grande che ho già a casa e questo è proprio quello che cercavo, tipo effetto lino, bellissimi. Questo tessuto qua dell'IKEA è davvero morbidissimo, è bellissimo per l'inverno, però credo che anche per la primavera, quando si staccano i riscaldamenti, possa andare bene, perché poi ha dei colori davvero belli. Mi sto fissando ultimamente con i colori più caldi e con l'oro e quindi abbandonerò il nero forse. Nel frattempo sono scesa dal piano inferiore, ho fatto il cambio del carrello e ho preso altri copricuscini. Alla fine deciderò se prenderle tutte o scegliere solo qualcuna di queste, perché sono un po' indecisa tra queste qua che hanno un tessuto un pochino più liscio però strutturato allo stesso tempo e questi qua in vellutino. Non lo so, ci penso mentre mi faccio il giro. Ora mi ritrovo nel reparto cose per la casa e questo è molto pericoloso per me, perché è molto facile per me innamorarmi di cosette carine che vendono qua all'IKEA. Fortunatamente non ho visto nulla che mi faccia impazzire, quindi per oggi sono salva. E se prima dicevo che quello era il mio reparto preferito, quello della cucina, stavo mentendo, lo confesso, perché quello dei cuscini mi piace ancora di più. Poi la cosa più strana è essere attratta dal giallo, che io di solito dico di odiare, e quindi mi fa un po' strano. Però devo dire che il giallo di quest'anno è davvero bello. Eccomi di nuovo qua, riempito il carrello. Sono troppo felice perché ho trovato alcune cose che volevo da un sacco di tempo, mentre non sono riuscita a trovare le lenzuola che ci tenevo tantissimo, però siccome non mi convincevano ho lasciato perdere. Ora andiamo a Maison du Monde, magari lì troviamo qualcosa di carino, perché mi servirebbe anche una lampada per la camera da letto. Mega epic fail, perché Maison du Monde è chiuso. Bene, come dicono, informati prima perché potremmo essere chiusi. Ecco, sono chiusi. Vabbè, sarà per un'altra volta, anche perché oggi mi sono data un po' alla pazza gioia e ho acquistato un po' di cosina all'IKEA, però ci sta, anche perché ho preso cose assolutamente utili. Ora, siccome Maison du Monde è chiuso, andiamo direttamente al Viridea per comprare tutte le piantine necessarie.
questo per me è il paradiso. Ecco perché mi piace un sacco, perché li sposto davvero in modo carinissimo. Eccomi di nuovo a casa, nel frattempo si è fatto tardissimo, ho fatto un po' di shopping al Veridea e poi sono andata a fare anche la spesa, poi abbiamo mangiato, quindi adesso mi tocca filmare lo spacchettamento con le luci artificiali. Per ricapitolare, al Veridea non ho trovato moltissimo perché le piantine che c'erano non mi piacevano, anche se sono tutte molto carine, ma non sono le piantine che piacciono a me. E quindi non ho comprato più di tanto, ma ho trovato i bulbi. Non ne ho presi tantissimi perché è un primo esperimento e a me far morire le piantine fa star male, e quindi ne ho presi solo un paio, giusto per provare a fare una composizione e basta. E quindi questo sarà l'esperimento di quest'anno, e se andrà bene poi l'anno prossimo mi attrezzerò meglio. Ho comprato dei bulbi di crocco e ne ho presi due vasetti piccolini. Questi insieme agli altri bulbi che vi farò vedere tra pochissimo li metterò in questo vaso qui che ho comprato apposta per loro, quindi la composizione la andrò a mettere qui dentro. Dei tulipani gialli, perché a quanto pare quest'anno il Pantone è riuscito a farmi cambiare idea e a quanto pare mi piace il giallo. Poi ho comprato dei bulbi di narciso e poi anche dei bulbi di giacinto, e questi saranno davvero bellissimi, anche questi gialli tra l'altro, tutto giallo. Adesso studierò meglio e cercherò di capire come piantarli meglio, però cercherò di fare una bellissima composizione. Poi ho preso anche un altro vaso che mi servirà per altre piantine, dei bastoncini di neem. Ora passiamo però alle cose che sono certa siete curiosissimi di vedere tutti quanti, e quindi agli acquisti di Ikea. La prima è questa scarpiera che costava davvero pochissimo, 4 euro se non ricordo male, e la cercavo da un po'. Mi serviva per mettere le scarpe fuori dalla porta, perché noi viviamo vicino alle campagne, quindi quando andiamo a fare una passeggiata o una corsa torniamo sempre con le scarpe un pochino piene di terra, quindi sono le scarpe che non portiamo poi dentro casa, e le volevo organizzare un pochino meglio insieme a tutti gli stivali di gomma che stanno sempre fuori. Poi, come vi avevo detto, ho comprato dei barattoli per la pasta, ne ho presi 3 di questo tipo qua. E poi ne ho preso anche uno più piccolo, tipo delle dimensioni di quelli che ho già. Poi ho preso questo vaso qui che è bellissimo e lo cercavo già l'altra volta quando ho fatto il makeover della cucina, e lo volevo per metterci dentro la lavanda secca, ma non l'avevo trovato quella volta lì, e quindi questa volta l'ho trovato e l'ho preso. Poi ho preso un altro vaso per le piante, però questo, anche se è bellissimo, forse non è adatto per le mie piante perché è troppo piccolo, e quindi forse questo tornerà indietro, ma è davvero bellissimo, guardate. È spettacolare. Devo dire che Ikea ha iniziato a realizzare cose in materiali un pochino più naturali e sono davvero tutti bellissimi il design. Poi ho preso un tappetino da mettere nel bagno e questi non so se li conoscete, ma sono dei tappetini che hanno cominciato a vendere meno di un anno fa all'Ikea. E io ne ho già comprati diversi e me ne serviva uno in più, ma costano davvero pochissimo e il risultato è davvero perfetto perché sono davvero eleganti da vedere.
E io alla fine uso solo questi per i bagni e mi piacciono tantissimo. Poi però ho trovato anche quest'altro tappeto qua che vi faccio vedere più da vicino ed è un tappeto di cotone, ma è davvero bellissimo perché ha questo colore molto naturale, molto neutro e quindi lo voglio utilizzare o qui dentro, in questo angolo qua dove sto seduta io adesso, oppure in cucina. Questo lo devo ancora decidere perché devo fare ovviamente delle prove e capire dove funziona meglio. Ora però passiamo a tutte le fodere per i cuscini perché ne ho prese parecchie. Per qualche strana ragione ho incominciato a guardare più verso i colori e quindi quando ho visto questi qua sono rimasta folgorata perché sono davvero bellissimi e tra l'altro erano combinati con altre fodere di questo tipo, sempre in vellutino, ma beige, che io ho già. E quindi ho pensato di prenderle, fare questa composizione e sono tutti davvero dei colori pazzeschi, sono davvero bellissimi. Non li apro ancora solo perché non ho ancora deciso se tenerli o meno perché sono un po' combattuta, sono sincera, mi piacciono un sacco, mi piace la combinazione di colori, mi piace il tessuto. Ma faccio davvero fatica perché io sono più da colori neutri, però mi piacciono anche i colori e non so se andare più sul neutro e fare tutta la casa bianca con accenti neri e il marrone che c'è già, oppure se aggiungere qualche punto di colore. E quindi sto facendo fatica a decidere, però vi prometto che mi deciderò e ovviamente dopo questo video farò quello in cui sistemerò la casa con tutto quello che ho comprato e quindi se questi li terrò li vedrete perché li utilizzerò in quel video là. Poi questi qua li ho presi per la camera e sono le fodere Fig Dis e sono in ramier. Non so cosa vuol dire, non mi giudicate, però andrò a scoprire. Ma al tatto sono molto molto simili al lino. E mi piaceva tantissimo la consistenza, per cui li ho presi e poi ho preso quest'altro in vellutino da abbinare a queste due fodere e quindi li voglio mettere poi qui in camera da letto. Poi ho preso due cornici dorate della linea Virserum e anche qui è strano per me perché io sono più cioè, perlomeno pensavo di essere più da cornici nere e ora invece mi sto spostando più su tinte dorate, calde e cornici che sembrano vintage. Poi un'altra cosa che volevo da un sacco di tempo ma che non trovavo mai perché o era sold out oppure la nascondevano sotto e stavolta l'ho trovata per caso. È questo cesto qua e sono quei cesti cubi di questa tipologia qua e li utilizzerò dentro in quel cubo là bianco che ho qui in camera. Anche questi ve li farò vedere meglio nel prossimo video dove decoreremo la casa insieme, ma sono felicissima di questo acquisto perché sono certa che daranno un tocco più carino a questa stanza e eliminando quella plasticaccia lì sarà molto molto meglio. E infine la cosa che mi ha reso più felice in assoluto è questo cesto qua che è della stessa linea di questi qua, ma era davvero una vita che lo volevo e non lo trovavo mai. E stavolta, per puro caso, ce n'era uno ed è mio. Sono troppo felice. Tra l'altro, questi cesti qua sono handmade e quindi, essendo fatti a mano,
non sono perfetti ed è quello per cui si va di più quest'anno. E quindi si va più per l'accettare le forme imperfette, perché nell'imperfezione c'è un sacco di bellezza. Io ho finito qui tutti i miei acquisti. Spero vi sia piaciuto questo video. Ovviamente ci vediamo nel prossimo, dove metteremo al loro posto tutte queste cosine e ci sbarazzeremo di qualcosa che non serve più e che non mi piace più. E faremo anche un po' di giardinaggio, per cui non perdetevi il prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale. Io come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!